È finito il tempo del... Come l'avevi messo ieri così? Così? No, non abbiamo acceso le luci. Ma siamo matti? Tutto a posto? C'è le ruote male. C'è le ruote brutte. Eccoci! Stavo cadendo, eh. Ciao Gabriel. Buongiornissimo Coffee. Però potevi cadere e romperti l'osso del collo. Rompiti il collo adesso, rompiti l'osso del collo adesso. Avrei fatto un boato di visual. Sì. E 6 donazioni. Tanta talpa. Ma non ho capito perché full screen display me lo deve far vedere a 1024 poi 60. Che poi non è vero. Buongiorno. È perché la polo di ieri non andava bene, Michele, scusami. Quella Calvin Klein sì, quella di Halo no. Non si vede un muso cadente, si può esprimere un desiderio. Se vuoi. Io prendo la tanta desiderio di non, che non muoia io cadendo. Oggi che Rima aveva tanta voglia di giocare a Mario Party. E quindi nella vita non ci gioco. Lo accontentiamo. Purtroppo siamo solo in due e quindi ci sarà CPU molto fastidiosa. Ma io qua non ho capito come si sbloccano gli altri personaggi. Ma mi piace Luigi. Qui non ha tanta talpa. Quanti CPU? Dobbiamo sceglierli. Chi prendiamo? Mario o Luigi? Quindi le signorine, dai. No, più le signorine. Merda. Dimmi tu. Boh, fai tu, non so qual è la difficoltà giusta. Sarà medio. Andiamo medio. Dai. Non c'è normale, non c'è base, non c'è. Non lo sapevo, scusami. Non ci gioco da GameCube. Guarda come salto allegro. Bestia, che bello! Tiè. Chi hai preso, io Luigi? Non mi muovo. No, sono io il capo della caravana. Ah, scusami. Ah, è diventato Mario Party. Siamo un party. È diventato Dragon Quest. Allora, scegli tu. Oh, carino quello nell'isola. Puoi andare su questo? È difficilotto comunque. Ma fai tu, fai tu. Andremo su questo. Vai. Questa è casa mia, entra. Che è quello più particolare e strano. Grazie a God Trigger per la sua subscriptions. 90 minuti quant'è? Un'ora e mezza. Un'ora e mezza. Due ore. Due ore. Giusti, giusti, vai. Scusate, non so gli orari. Ma Luigi! Porca troia. È tutto d'oro. E grazie anche a Xandrew di 23 minuti fa. Me l'ero perso. E non eravamo online. Signore. La vostra prima avventura, ti dico di sì che così ti leggi il tutorial. Sono chic. La giù sorvegliata da Categnaccio. Si aggiunge il nome stato dorata di Kamek, che sovrasta la città. Se era stato, sarei indicarvi quante monete vi serviranno per ottenere una stellina, ok? Quindi ogni turno. Il prezzo cambia sempre, bastardo. Anche un tuomp che si aggira in gittone che bloccherà la strada. Chiunque abbia intenzione di passare qui deve darmi delle monete. Dagli il cash. Certo. Se no ti spaga la faiss. È brutto lo stesso finito. Ma perché è sempre Todd il cattivo principe? Come cattivo? Il main villain. Perché al cravattino ti sta illustrando la situa. A parte che è il... È Lost. E Takeshis. È il suo castle. Ti ha dato andato avanti. Sì. Spazi rossi, ok. Mi rigiochi, ti certo. Soldi. Ma c'è di più. There's more! Dice... Sì, lo dice... C'è di più. Oh! Coglione! Non basta per vincere il cash, devi pigliare le star. Certo.
chi ha più stelle. Esattamente come il gioco di ieri mattina, quello del pianeta. Esatto. Chi ha più stelline vince. Merda. Dai, dai. Secondo tu. Io. Yeah. No, Simone non c'è. Non c'è proprio Simone. Poi Luigi. Ah, scusa. Poi Juan. Lui qua è l'ultimissimo, no? Ah. Ecco, dai, ci fanno il regalone. Il bonus. Quanto viene una star? È lui che decide il prezzo? Quello lì. Sì. Non so se fa la imposizione delle mani. Ecco, Todette, l'altra buona, eh? Bravi. Guarda lì lì. Attenzione, che arriva prima di altri, te l'hanno una, ma doppie due stelle? Ok. Yeah! Mi sono messo. Vai Mario. Oh yeah! Six. Tra 16 spazi, vedi che ti dice anche quanto. Ah, ok. Ah, yes! Ha subito 6 monete? Non 3. No, devi faccio il bottone. Ah. Seleziona. Allora, aspetta, non te l'ho spiegato. Tu puoi avere due dadi. Il dado Luigi, che è quello fino lì. A 7, però a 3-1. Esatto. E dado normale. E dado normale. Puoi scegliere quelle dei due e poi premere la. Vabbè. Puoi anche premere normalmente senza fare la figura del coglione. È carino, però. Sì, superatissimo. Mamma così, mia. Bomberone subito. Dai, ma Luigi! Potrebbero fargli non fare l'animazione ai bot. Non serviva. Fare partire direttamente col numero. Sì. Grazie Dixit. Eviti un po' sì. di tempo. Ma la cosa brutta di giocare con i bot è quella. C'hai un più uno tu. Bastardo con me? Sì, mi ricordo. Più cash. Ecco. Ai. Tutto tamponato. Tocca. Minigioco, tutti contro tutti. Free for all. Dai, frittelle per tutti. Chi manca? Trova il personaggio mancante. E che ne so. Oddio. No, ho sbagliato. Questo è solo l'allenamento, Per spiegarti, praticamente tu si spixella. Sì, sì, okay. Vai, premi due dorsali. Hai perso per dire malissimo, che... gatto. Sì. Oh, yeah. Cosa che ti ho detto con la bacchettona. Ma vaffanculo, t'ho detto. Madonna. Sta scema. Ma porca puttana, è diverso da come me lo immaginavo. Mario. Mario. Siamo tutti lì. Oh, oh, oh. No, dai, io ho messo per secondo. Hai sbagliato? Cazzo. Ho sbagliato. Perché ho visto il fantasma di non è quello, invece sì, era lo stesso. Fantasma che non ho mai visto quello, tra l'altro. Sono imbattibile, cazzo. Ho vinto io. E capito, ma adesso ti ho recuperato, ti ho doppiato. Beh, 13, il doppio. Fine! Grazie Gigi! Gigi il troione! Si chiama... A lei! Ah, sì, mi ricordo! Gigi il troione ho già prenotato. Però... No. Cosa? Ah, era Mario Fixi. L'altro sbagliato. Turno 2. Mario, yeah! Perché ultimo? No, l'ordine è lo stesso. Sì, qualcosa dal carrello. Il negozio. Entra. Cos'è? Cos'è quel turbine lì? È un tornado? Sottraglia gli avversari da 5 a 10 metri. Che tante?
Nel prossimo bastardo turno ci incula, maglia di merda. Yes! Dai. Beh, anche tu puoi scarrellare. Non mi serve niente. Sicuro? Beh, più 3 al risultato del danno non è male. Mm-hmm. Questo. In una cosa di un cheeseburger l'ha messo. Tiè, Mario. Nel culo. Buongiorno, buongiorno. Siamo un po' sottotono. Io ho dormito tutto storto stanotte. Sono anche le 9 del mattino, eh. Vabbè, quindi. No, capito, non è che dobbiamo essere. Vabbè, se c'è un party. C'è un party. C'è un Mario party. È molto lento per essere un Mario party. Perché questo. C'è la N più c'hai. No, nel senso, c'hai mille cose, mille testi, caricamenti, cose. Quindi è un gioco. È un party, però come Risico. No, madonna. Calma. No, è solo la mancanza di. Se... Ah, no, non hai fatto 6. Uno. Uno. Non 2. C'è l'uno. Non c'è l'uno? No, c'è il cash se faccio uno. Dovevano 3 soldi. Certo che voglio acquistare, amico mio. Acquisto il 5. Addirittura? Sì, sì. Lascio il primo posto per aver acquistato. Bastardo. E poi te li includo tutti. Tutti qua? Tutti lì? Attenzione, torno primo lo stesso. Non ho capito perché tutti c'hanno la testa e io c'ho anche la panza. Il Vibra Quiz. Quel filo. Chi regge di più vince? Fai attenzione alle vibrazioni e rispondi. Cerca di sentire la differenza tra 3 tipi di vibrazione. Che okay. Cazzo vuol dire? Ok, la bomba è quella. Questo. L'esplosione è quella. E poi dopo c'è lui. Che fa... E devo decidere devi poi. Di... Ma che poi non saranno quei 3 lì, sicuro. E poi devo decidere. Ho capito. Vabbè, sono pronto. Non ho capito. Praticamente tu senti la le senti tutte e 3 le vibrazioni, poi si chiude e si pare, ne senti un'altra e devi dire qual è. A me sembrava quello lì, però. Ah, no, invece è questo. Ma no, io ti giuro mi sembra completamente okay. Diverso. Pronto? Oddio. Dorsaleggio. Grazie a David Soldier, salve Gattone, si festeggia nei 2 mesi e una laurea in filosofia. Via! Ah, sì, mi ricordo. Cioè, bravo, scusa. Gli stessi. Grazie a Redox Try. Ah, sì, mi ricordo. No, ho sbagliato. Cazzo, pensavo di essere Mario. Pensavo di essere Mario. No, dai, sbagliatissimo. Pensavo di essere. No. Ma tutti hanno sbagliato, cretini. Eh sì, ma io penso di essere Mario sbagliato. Okay. Ah, sono diversi. Che bello il 3D vibraziona. Ok. Ok. Cazzo, sai che forse c'hai ragione tu? Merda. Yes! No, cazzo! Yes! Erano troppo simili. No, perché quello lì cadeva al centro. Quello lì invece partiva da una parte e vibrava l'altra. Perché io sto ascoltando con l'orecchio. No, non devi. È la vibrazione HD, devi capire come funziona. No, questi sono uguali, identici. Questi sono uguali, identici. Sono uguali, identici. No. Secondo me è questo. Per me erano uguali. O il drago o il pallottolo. Qui proprio per me erano tutti e 3 uguali. Non, assolutamente non senti, non avevo sensibilità. Devi toccarlo col polpo. No, io veramente per me erano tutti. Tutti e 3 uguali. Cosa succede? Ma c'era. Ah, c'era il quizzone così. Ha vinto, ma non c'è. Ah.
Crimine sensibile. Ti giuro, quegli ultimi tre, quello primo ho sbagliato proprio. Questi erano tutti e tre uguali. Però la cosa bella di Mario Party rispetto ad altri giochi di party è che non solo c'è l'abilità nei giochi arcade, ma ci sono anche alcune cose di fortuna, ma anche alcuni giochi come sì, questi. Sì, così di... Sì, di... Tutti possono giocare... bastardo. No, di già così? Ma... Ah, a caso lui. Eccolo. Strano. Strano, Mario del cazzo, guarda. Oh, ha aperto gli occhi. E per forza 8. Era da 5 a 10 le monete. Ma bisogna sapere averlo visto poco. Ha usato ormai il dado di Mario? Sì. Cosa cambia? No, mi sembra normale. Ah, ok. Aia. Vabbè, per forza, se non mi dirà perdevi soldi. Che ti dà lì? Bastardo di merda. Adesso gli dà magari altre monete. Ma dai! Come molti? Uno, due, tre. Qui è un pezzo di merda. Mario merda! Ed è a medio. Figurati. Cioè no, è a no... Sì, medio. È un oggetto. No, non mi serve adesso. Proviamo a usare il dado di Luigi. Va bene. Devi tornare a selezionare in alto però. Ok. È 3-1 e... Questo è dura, sì, Mario merda. Mario merda. Mario merola. Beh, che cazzo di culo. Yeah! Vabbè. Ho sbagliato, dovevo cliccare quando era nel bianco? No, è a culo. Ah. No, bastardo. Grazie a Trollotan. Due. Che spreco qua. Ma perché va di là? Oh, che fa? No, cambia il prezzo delle... Ah no. Dove va? E beh? In una zona segreta? È un metro. Che segreto? Da scavalcare. Vai, tanta. Aspetta, intanto... Dagli è forte. Tanto fa un culo Mario. Te le riprendi? Certo. Adesso te ne da 5, guarda. Ah, vabbè. Sei. E torno. No, non sei. Sei tu in testa adesso, bastardo. Con 35, minchia. 4. Qua, giù. Non so se va bene. Che mi dà? Minchia, addirittura? È il dado d'astuto 6. Io prenderei quello. Sì. Beh, questo puoi decidere cosa fare. Giuste le monete che hai rubato. E quelle che ho riguadagnato. Me ne rimango comunque secondo. Comunque è molto più complesso a livello... Cioè, molto più profondo dei vecchi Mario Party che giocavo io. Beh, non troppo, semplicemente qualche aggiunta in più, ma non erano troppo diversi i vecchi, avevano no, comunque... però erano un po' più sempliciotti. Ok. Se un mazzo ti colpisce perderai gran parte dei tuoi propri corni. Ok, ho capito. Faccio il masso. Alla faccia del masso, porca puttana. Meteorite. Vabbè. Sono dei vulcani popcorn. Perché puoi fare quando vuoi? Ah, scusami. Ricordamelo. No, pensavo partisse dopo un po'. No, no, no. La madonna. Che tragedia. Oddio, il cazzo. Basta. Preso. Preso. Ah. No, erano tanti. Quanti no! erano lì? Quanti erano lì? Dove sono? Mario, togliti dal cazzo. La prospettiva mi sta fregando. Quanti ne ho presi io? Bastardo, bastardo. No! Dove si va? Che cazzo. Ultimissimo. Quanti? Con le ciotoline di plastica. Scomodissimo. Mi sono morto io. L'ho fatto dopo aver preso un meteorite in testa. Pensavo fosse Sif. Ho fatto parte della Mario merda.
schifosi. Tocca a Mario, merda. Guarda che il tracciato per terra è disegnato col pennarello. È vero. Cosa fa il fungo? Gli dà 3. Più 3? Sì. Sì, più 3. 1, 1. 6. Bravo, bravo, ladro. Che fa? Si ferma a comprare il malus. No, mi sa che... Compra il malus, te lo dico io. Perché? No, compra il bonus. Ma il malus è per noi? Sì. Okay. Ti toglie meno 3. A un tiro. E dai, pure. Adesso gli dà la stella. Cazzo. Cazzo. Per un botto di denari. La madonna, sì. Passa primo adesso. No, forse no. Vediamo. Dai. Numero fortunato. Ma dai! Che siamo pazzi? Non andare nel rosso. Per forza. Che pezzo di Mario. Faccio buona sorte. Vabbè, ma io sono merda, oh. C'era bisogno. Pure. C'è rimasto anche un po'. Si fa. Ecco. Abbiamo Luigi. Che se va nel versus, attenzione perché Simone non c'è oggi, ragazzi. Perché si duella. Niente. Sì, ecco. Adesso. No, bastardo. La Kirby. Cazzo. Ti prego. E non è che ovviamente mi ha selezionato, era a caso. A caso, sì. Bastardo di un Lakitu, guarda. Guarda quante. No! Siamo pazzi. Spero che te le abbia fatte vedere. Tutte le ritiene in testa. Delle monete d'oro giganti. No, vero, sono... Mette delle monete da vincere in un Vibra Mini. No, non sono capace. Ma non è da riconoscere. Affrontati una... No, una, posso puntarne una. Ah no, no, è a caso? 5, dai, puttana. Dai, meno male. Per poche per voi, io sono a 12. Premi quando senti la vibrazione più forte. Che vuol dire? Quando è fortissima. Vedi? Quando è al massimo, devi premere. Ah, era la prova. Era la prova. Cazzo. Terzo, addirittura? Come secondo a Luigi? L'ha premuto per ultimo. Vai, tanta talpa. Qua c'è del broglio. Aspetta, tra quanti è la... Tra 7 spazi. Stavo cercando di muovere il secondo analogico. Senza successo. Provo a fare 6, vediamo. No, sarebbe dovuto esserci Simone, ma ha avuto problemi in ufficio. In ufficio ha avuto problemi. Con la tavoletta. No, bastardo. Cazzo, cambio il price. Bastardo, no. Ah no, ma merda, ma adesso te la rubi tu la cosa. No, 5. Cazzo. Ne prendo 50, ne prendo. No, 2 ne ha. Ah. Sbagliato. Me le potevo pure permettere. Ho sbagliato. Oi. Labirinto di banane. Che cazzo è Matrioska Todd? Porca puttana, questo. Lo so già fare. Praticamente devi arrivare al centro. Prima degli altri. E dove è il centro? Se sei in alto a destra, devi arrivare in basso. Ah, è enorme la mappa. Pensavo fosse piccolissima. No, no. Okay. Vabbè, comunque poi. Vai. Cioè, questo sembra neanche facile comunque. Via! Non vedo quali sono le strade. Dove sono le strade? Non ci sono, cioè. Sai solo che devi arrivare al centro. Indica ogni tanto. Oh yes, campionissimo di Banana Town. Cazzo, sono arrivato. Ero lì, porca miseria. Fine. Ma dove cazzo è? Che è ancora al bordo. Si è perso. Vittoria. Articolo però.
Siamo buoni, con Simone, che non, già, non la, ce è già ce la seconda bisogno. Volta che l'ha scritto. E ho perso Fingerlang. Si chiama Fingerlang? Fingerlang? Non so chi saprà lui. Ho perso. Però sono straprimo con le mani. E adesso ti prendi pure... Ah no, Mario te la impula, guarda. No, bastardo! Uno! Yella, facciamo... Yell! Facciamo come Slam Dunk. Porca puttana, in pieno! Quante ne prende? Lui ne ha 31. Dai, con 10 se le porta a casa con tu nulla. Sei colpa tua, hai abbassato i prezzi. Non dovevo. Guarda te, ha rovinato un mercato. Dai, tutte e due le ha prese sto bastardo. E adesso è primo lui. E certo. Grazie anche a Lover. Oh. Ma Mario è perché è il capo. Il capo. È il nome di tutti i giochi, lui. Chi le prende le altre? Quanto viene? Porca puttana. 30. Non ce li ho. Io non ce li ho 30. Io sono ancora indietrissimo, tra l'altro. Mi tocca prendere. Ma se ne va a fare il culo di là. No, bastardo! Inculati. Bastardo! Ne ho 22, ne ho. Che oggetti ho io? Non mi ricordo. Mario è il proprietario di sta baracca. Tu hai il fungo. Eh sì. Plus. Lui ci ha creato e lui ci distrugge. Dai, un po' di fortuna col dado almeno. Che sono non si può vincere contro il sistema Mario. Dai, guarda! Ma porca puttana! Dai, dammi un bonus incredibile. No, solo il malus. Dallo a Mario, però. Che muoia. Fungo avvelenato, è una tragedia. Poi c'è, diventa Into the Wild. Glielo metti nella colazione. Cambia il price? No, che fa? Sei matto? Oh no. No, oh, no. Ma da me arriva? E certo. Luigi! No! Ma dai! Ho stuprato Zip. Grazie a Cicciaria. Grazie a Cicci. Ma lui adesso dove sbuca? 7. Ah no. Confondo 7. Ma che sfiga. Ti è bastardo. E ne riprende 6, quindi rimane a 3. Bastardo, ti è. Ma lui poveraccio è lì. Dai, chiappati quelle. Ce l'hai. Ha una sola. Non c'ho soldi. Quante me ne potrò permettere? Una stronza. Mamma mia. Occhio, adesso torno a costare 5. Ti prego. Stella ottenuta. Waluigi sembra uno di quei nemici di Esplorando il corpo umano. Quante cose che impariamo. Quelli che i bulli a scuola che fumavano. Tiè! Vabbè, che tu te la potevi permettere anche a 15. È vero, però non volevo spendere tutte. Dov'è? Minchia, quanto ha fatto? Cosa evento fa? Speciale! Oh, anche lui. Ah, lo portano dove c'era. No. No, minchia! Fanculo. No, bastardo! Dai! Sono io! Sei tu! E io pensavo avesse preso lui, invece no, ha preso te. Mi ero dimenticato che ero ancora il mio turno. Tutti contro Mario adesso, spacchiamo il culo. Grazie Waze, buongiorno. Lo scagnotto dei virus, esatto. Quello bianco. Granchio martellatore, ok. Allora, merda. Qua Luigi è il corpo principale, noi dobbiamo colpire. Ah, sì, mi ricordo. Sì, ok, schiacciamo per colpire. Guarda che cosa ha schivato. Ma tanto è la prova. Sì, Dark Souls questo. Vai. Oh, finalmente distruggiamo Mario. È una stella in più della live un po' domenica. Vai. Yes! Spaccato a merda. Così? Dovevo fare i pip? Aspetta. Mi ci dà 3 monete in più per sta cazzata. No, 2, scusa. Vabbè, vedo già qualcosa. Se Mario fa il Perry siete finiti col... Neanche il tempo di con l'esto. Non aveva neanche capito le regole Mario. L'abbiamo... Via! Fine! sì. Ma aspetta... Ah no, ma io sono qua. Sei lì. Beh, io penso di essere sei lì. Comunque molto più avanti, eh. Io sono io ancora non ho completato il giro. Però c'hai 58 monete. Ho capito. Per ricompri 8. Non bugia, ce ne sono due.
Ti è bastardo. Sto baffone. Non immaginavo così violento questo gioco, che è un gioco 18 più. Manca solo il sangue, ma il resto c'è. Peggy. Ce la faremo lui. Dai un po' di fortuna. Niente. Zero. No, cazzo, cos'è quello? Cazzo. Ma che succede? Il malvenuto nello spazio fortunato. Luigi ferma la roulette. Pure. No. È una challenge di uno youtuber questa. Dai. Vabbè. Chi è? Chi è? Quando viene il bello. Anche un robot del Team Rocket, quello dei componibili di pila. Ah, ho usato il dado normale adesso perché ha capito che certo. Deve fare meno 3. Uno. Oh, che culo. Adesso lui ha un compagno. Può utilizzare il dado del tipo timido al posto del suo. E ogni volta che tira tipo timido lancia un dado che fa 1 o 2. Quindi 1 o 2 in più. Ok. Il suo dado fa 4. Bicchia, che culo. È 1-0. Ma che culo. Puoi usarlo una volta sola? No, lo puoi usare sempre. Minchia, quindi vince Wario. Perché? Perché fa 4? Perché fa 4 in più. No, fa 4 e poi 1 o 2 in più. Ah, ok. No, risparmio 2 soldini. Chi è che non ha finito il giro ancora anche? Il giro è finito. Ah, tu e basta. No, Wario non ha neanche una moneta. Tutti con... Ah no. Io e te contro loro. Dai. Oddio. Come? Oddio. Non l'ho mai fatto. Un giocatore comanda i movimenti a destra e a sinistra. Porca l'altro su troia. Giù. Vai. Ah, ok, vedi così. Si fa a metterglielo? E poi no, non va lì. Non va lì. È l'occhio. Sì, ma è l'occhio è sbagliato, cretino. E guarda lui dove l'ho messo. È più giusto il mio. Vedi un po' più a destra. Ok. Così. Ma non si può farlo cadere, basta? No, devi aspettare. Grazie, Elston. Vabbè, non abbiamo capito. Picasso. Cazzo. Vabbè, ti mostrano anche il risultato finale. Come... Ah, ma sono solo 3 pezzi. Ok. Oh no. Ok. Vai. Così. Ma dove cazzo lo mettono loro? Ma cosa fa? Ah, ecco. Ma chi se ne frega. E sì che Mario la faccia è la sua, eh. Ma perfetto, eh. Voilà. Non so se è un po' più giù questo, è giusto? No, è giusto. Eccolo lì. Vai. Più giù, sì. Okay, più giù, vedi l'ombra. Forse ancora. Ancora un po' più giù, vedi. No, però più a destra. Vabbè. Vedi che era più giù. Beh. Ehi. Un tavolo buono che conosco. Andrecita, 31 come i giorni di luglio. Buon divertimento, grazie. Grazie. Lura. Dai, scusami. Mi servono quelle monete. Dove cazzo l'hanno messo? Gli che era a livello medio, quindi credo fosse per quello. Beh, non è che siano messi male, eh. Primo sta vincendo. Cazzo, arriverò a prendere queste due monete di merda. Cazzo, tocca a te. Due stelline. Quante sono? No. Smario. Pure. Per come si infunga. Tristissima la tappa che cerca il contatto umano e vuole il 5. Poverina. E io stavo guardando la chat. Non voleva i soldi, voleva... Dai, Cos'è quello lì? Ah no, il barattolo delle monete. È sempre il solito. No, dai, sempre nuovo. Quello compri. Cazzo. Pezzo di merda. Che poi è troppo conveniente. Cioè, a prescindere da 5 a 10, quindi al massimo le rifai. Le rifai, esatto. No, non vale, deve costare un po' di più. Dai, datemi la forza di fare 2 col dado, ragazzi. Ecco. Abbassami il prezzo. Non vedo incontrare qualcuno.
po' troppi dialoghi, ti ho detto, ne bastava uno. Adesso sei primo, sei. Certo, campionissimo. Grazie Rick Ross, vedi, quindi sono riuscito a fare il primo rinnovo, grazie mille. Ah, sì, no, 10 no, dovrebbe costare un po' di più del minimo e un po' meno del massimo. Se lui ruba tra 5 e 10 monete, 6, 7, tipo. Luigi è al primo posto. Ah, dai, 5. 20, 5. 20. 5. Oh, yes! No. Adesso te le rubo. Te le rubo prima me. No. Come? Ti sfondo. Come fai? Si può? Merda, oh, tutti. Yes! Pezzi di cazzo. Chi è uno buono? Bowser? No. Ma come? Wario. 6 e 9? È un 9 quello? Mi pare sì. Minchia! Ma dovrebbe avere dei meno 3. Meno 2. 6, 6, 6 e meno 2. Non era un 9. No. Ma Luigi! Che cazzo vuole il tuo nome? Sono io! L'economia di Karimusa. Dove vanno? Quanto è diventata casinata sta cosa adesso? Certo, certo. Vabbè, almeno. Ah. Wario è graziatissimo. Wario si tocca il pene no! con il mento. No, pure! Guarda che gliela ferma anche bene. No, che pelo. Minchia. 50. Ah no, lui non ha neanche una stella, eh. Come mai? È perché era finito nell'altro buco. Infatti. Dai. Credo in me. Grazie Deuros. Mi ero dimenticato che è veramente figo Mario Party. Yes! Ma vaffanculo! A lei tutte se le fa. Cioè, tu non hai il turbinio per le monete. No, che ma lo vende quello lì. Ah, con giusto, il cestone. Ma no! 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 Cambia il prezzo, sì! Cazzo! Vaffanculo! 15! 15! No! Yes! Che sfiga, gatto! Quante monete hai tu? Non 30! 21! Dai, devi vincere, questa là. Devi vincere questa là. Dai, di nuovo! Dobbiamo scuotere le ghiande meglio di loro. Le ceste con più grande producono una vibrazione maggiore. Questa credo qua. No, non devi mettere in ordine. Credo che ti devi tenere quelle che valgono di più. Ah sì. Ok. Così dovrebbe essere. Sì, sì. No, non l'ho capito. Tutti i giochi che non ho mai fatto questi. Aiuto. Ma loro effettivamente sono delle ghiande, questi nemici? Non lo so. Delle sono castagne. Dei brutti. Via! Oh, mi raccomando, eh. Ok, questo è bello pieno. Questo sì. Oh, schifo. Questo è bello pieno. Questo è pienissimo. No, questo è sì. Eccolo. Vai. A posto. Adesso li sabotiamo. Ci mettiamo davanti. Mario! Porca puttana, ti spingo! Vai, 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 sembra, vai, un ladro vai, sembra un ladro d'appartamenti. 15. Yes! Avrei dovuto sabotare te. Perché? Così non ti prendevi le monete. No. Ma tanto devo sabotare un intero giro prima di poterle permettere. No, no! Scusami. È incredibile, guardo la chat solo quando c'è questo momento qui. È da ieri che spingi Mario. Se lo merita. Sto fare a butto. 31, ma tanto. Ma tanto adesso arriverà qualcun altro che arriva Wario. Wario c'ha 60 monete. Guarda. No, forse non arrivate in zona. Devo usare tutti i miei funghi. Tutte le robe che. No, non se... ho niente. No, no, Mario non ha usato il suo turbinio di merda. Hip hip, Karim. Nel nulla è finito.
Spudino, okay. Sempre grazie per la compagnia, signor gatto. Grazie mille. Te la rischi? No, più che altro conta che poi Wario ti fa uno o due in più, eh. Ma anche se faccio meno uno? Anche se faccio meno uno, lui ti fa fare uno spazio, sì. Ho sbagliato. No. Il suggerimento, Todd. Sì, Todd, non volevo! Todd! Ho sbagliato, sì. Dai! Vai via! Che cazzo. Dai. Vai. Dai, un po' di fortuna. Un po' di fortuna. Un po' di fortuna. Eccola! Cazzo, troppa! Un po' meno adesso. Ho capito, 7. E c'è solo Sega. Dai. Qualcosa dal carrello. Bastardo. Bastardo. Grazie a Dangerx per la sub. Qua Luigi! Questa è casa mia. Entra. Imitavo bestia 5 e 7. Che cazzo, sì. Perché 10? Ha usato il fungo? Sì. Che due palle. Bastardo, ti ammazzo. Così. Così che funziona la mafia. Da un nerd della rivincita dei nerd. Bravo. 2, 1. Dai, no, 5. Cazzo. 5. Che tanto mi cambia niente. No, in realtà mi cambia. Dai, 5. E compri tutte e due. Yes! Cazzo, Wario di merda. Aspetta, No, 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 torni dietro, torni dietro. Ok. Bravo. Premuto senza leggere, ho rischiato lì, eh. Avete visto che abile stratega? Sì, ci sono 20 turni. Com'era 4? Perché forse uno è questo. Ma lì c'è scritto 3. No, è 3 magari dal tubo. Non lo so, Dici? No, non ho un'idea. Però effettivamente mi ha fatto venire il dubbio. No, perché questo qui è 1. Appunto, 1. 2, 3. Ah, intende quello, ok. In teoria sì. Toh, 10. Non importa. Sei ricco. Però dovrei essere primo in teoria, perché ho 3 stelle. Sì, vedi che forza. 3? Sì, 2, 1. Yes. Sì. Perché ho seguito il gioco. Scritto, vabbè, siamo amici. Che schifo di coppia. Beh, ma siamo marroni tutti e due. Che dado mi dà? A lui ce la dedico con dei plus. Non andare, oh. Siamo pazzi. Tanto lui è perfettamente sopra il balloon. Ah, più 2, più 2, 3, 4, 5, 6. Beh, minchia. Non pensavo infatti i miei. Coppie? No. Free for all. Qua con la faccia. No, dai, che palle. No, non riesco. Questo è impossibile per me. Cosa bisogna fare? Contare i Todd. Ok. E devi fare su con il numerino per aumentarlo. Va bene. E che è piccolissimo. Ah no, in realtà non è piccolissimo. Sì, è la prova questa. Più grande, sì. Tu devi essere io. Grazie al birraiolo. E al giocatore normale, grazie ragazzi. Io dico 21. Di 25. Tutti numeri diversissimi.
una Switch. Comodissimo, tra l'altro. Cazzo! Yes! Cazzo, mi sa che ho perso un vagone. Perché correvano avanti e indietro. Lo so. Cazzo. Taxir, dai e gatto, 14 come i Todd che sicuramente non saranno giusti. Infatti. Che errore, è la prima volta che vado così bene sbagliato. In questo gioco. No, si pronuncia. C'era anche una valigia. Bastardi. Una valigia? C'era una valigia a forma di Todd che non era Todd. Ah, sì, dei funghetti avevano dentro i cesti. No, ehi. Ho avuto paura per me. Tanto veniva da me a riscuotere come sempre. 5. Però se lui passa dal top, taglia un botto, si piglia la stella. Come? Ma come una sola? Mi sembra un po' poco. Ah, quanto ne vuole finire? Perché no? Perché è al rialzo. Tu adesso gliene devi dare almeno 6. Cazzo, bastardo. Adesso cambia il prezzo. Ah, no. Eh sì, perché compra e poi gli cambia il prezzo. Mario va a 4. Se riuscissi ad arrivare, magari. Per me è impossibile sto gioco. È vero. Ho sempre fatto merda. Dai, ma superato. Guarda, sì! Guarda la luce che ti... E infatti. Da me la luce fa sentire. No, è per quello che dice. Che eri lì. Era troppo così, troppo. Ma adesso lo piglia Luigi. Dai, un altro, non ci credo. Vabbè, Mario. Pure. C'è rimasto un po'. Pure. Ah. Hai capito? Ah, ah. Che occhi sproporzionati. Cioè, dei... Sì, sì. Dai, lui. Un po' di culo. Gli tolgo quelle poche che ha quello stronzo. Dagli 10. Dagli 10. Sfrullata. Ah. 6. Cioè, hai rifatto i soldi. Vabbè. Gli devi fare 10. Ho sbagliato! Perché? Non volevo questo dado. Ah, lo puoi cambiare. Ah, no. Ecco. Che culo. Meno male. Beh. Mario, sempre inutile. Se passo di là. Fai il tabellone, premi il bottone del tabellone. Ah, giusto. Io sono 1, 2, 3, 4. Ma non serve, ti disegna direttamente 4, lì. 5, al tuomp. 6. E vado qua? Sì. Sì, o allora... qua, oppure finisci qua, ma c'è il catenaccio che ti morde, infatti. Quindi ti conviene andare di là. Sì. Adesso devi pagare però il tuomp. E per forza, perché arrivi. Sì. Perché? Perché così dovete pagare 10. Pezzo di merda. Voilà. E finalmente Waluigi si prende le sue due stelle. Alleluia. Però cambia il prezzo di nuovo. E ti... No, non ti supera. No, almeno monete. Beh sì, perché le spende. Minchia. Ho fatto 9. Vabbè, non ti se ne frega. Cioè, tanto deve arrivare fino a lì. Eh no, ma perché è molto più avanti di me. Tutti. Sono l'ultimo. Che c'è? Oh, non sono cellulare. Stelle ottenute! Stelle ottenute! It doesn't look a bit like Jesus! Honey! Have you ever seen? Waluigi ce la sta mettendo tutta. Vedo. 5, no, 10.000. Dai. Cazzo. E perché si stupisce? Cazzo, cosa ho fatto? È colpa, è merda. Si infila tutto dritto. Almeno anche lui non si... Ah, non come pedala, guarda come pedala. Che dove cazzo... Che giro. Qualcosa dal carrello.
Tutti quello, perché è la cosa più sensata da acquistare. Il tornado, è certo. È troppo OP, perché costa troppo poco. Sì. Vai. Fammi sognare. Adesso fa più uno di moneta. Guarda il Goomba com'è incazzato. E sta guardando il dado, tra l'altro. Dai. Non è granché. Dai, almeno il negozio passi. E dove era lui? Solo che lui ha fatto 10.000 ed è partito mezz'ora prima. Mi si è aumentato più di finita. No. Finita. Sì. Ah, tutti contro tutti di nuovo. Ah, gang bang. Il rodeo col catenaccio, ma che giochi ci sono? No, lui ci deve curare. È pericolosissimo questo gioco. E appunto, sono morto subito. Quando l'ho fatto io non ho mai preso nessuno, invece. Ma sembra difficile perché ha un delay terribile. Come hai fatto a morire è un mistero. Vabbè, guarda quell'altro. Vai, hai capito? Ah, scusami, mi dimentico. Ogni volta. Ma faccio un timer, faccio qualcosa. Guarda l'arena quanto l'hanno fatta per bene, tutta... Bravi, è bellissimo sto... Ecco, subito. Luigi schiva il pe... Coglione. Come hai fatto a farmi prendere? Come cazzo ho fatto a farmi prendere? A te basta correre, adesso non ti prendo più. Guardalo! No! Che pelo! Aiuto! Che pelo! Prendi anche lui, Mario! Mario merda! Cazzo! Perché, sai perché? Perché sono corso verso Wario e lui è andato verso Wario e ha colpito me. Ah! Non ci credo! Non ci credo che si è fermato un secondo prima! Come? Come? Ho vinto io, non loro! Ma perché? Ci hai fatto vincere. Me ne sbatto! Io ho vinto! Guarda, tutti uguali ha pagato. Certo, era uno contro tre. Grazie, capito. Gatto. Sei il migliore. Mario time. Guarda, ti giuro su Dio. Guarda, ti giuro su Dio. È andato verso Wario. Io, coglione, sono corso verso Wario, ma ha preso in pieno. Che sempre Waluigi comunque. Wario Waluigi. Dove sì. Va? Dove va? Basta. Sì. Vabbè, ma io non queste cose mai. Non si è prima trovato il blocco. Io c'ho qualche oggetto che può. Eccolo qui. Chi è davanti? Mario. Li tolgo a te? No, li tolgo a Mario. Che bastardo. Muori avvelenato dalla Siren. Mi ha dato un colpino fortissimo. Cosa ridi che l'ha ammazzato? Cosa ridi? Cambiamo dado, vai, non rischiamo. Olè. Dai, Wario? Niente. Ma io ho raffreddore tutto l'anno. Ho raffreddore tutto l'anno. Ah, sei tu? All'improvviso. Cosa? Cash così, 30? E certo, e qui si vince così, si vince. Pezzo di merda. Oh yeah! Sono una marea di soldi ancora, 38. Vedo. Yay! Vai, Luigi di merda. Un altro partner, sì. Neanche una per riportare. Perché vedrei ancora. Mario. Sì. Rotto il cazzo di star lì. Ma si aggiungono? Sì. Sostituisce? Sì? Fighissimo! Eccola! È mia! Brava! Mi metto, cos'è che è? Rosalinda lei? Sì, è Rosalinda. Più 2, più 2, 3, 4, 8! La Madonna! Che cazzo è quel pazzo? Senti, senti. E sai dove pecca l'intelligenza artificiale? Nei minigiochi.
nei minigiochi a livello normale è proprio stupida. Cioè... sì. Prima Mario si è fatto sbragare subito dai martelli. Di nuovo non prende le stelle sto coglione. Io sono dispiaciuto per lui, poverino. Non era Rosalina. Era Rosalina o Rosalinda? Abbiamo letto male? Possibile. A me sembra Rosalinda. No. Bastardo, eh. Rubagliela Mario. Sei in testa ma tu. Ma arriva alle sei stelle. Sei in testa tu. Sì, ma arriva alle stelle. Non gli soldi. Puoi comprare le stelle. No, ma Mario ne ha 7. Tu ne hai 57. No, tu 5, 32. Tie. Ma sempre 6. Se sarà un numero... Scusami, Ma poi le faccio andando in un punto 6. Cosa è servito? A niente. A lui gliele toglievi e non poteva prendere le stelle. Ma tu sei più avanti di Mario. C'ha 4 stelle Mario. Anche tu. E 32 monete. Ma no, a me non hai intaccato niente. A lui potevi sfondargli e non gli compravi una stella. Ma non sa giocare. Non sa fare le tattiche. Sì, a me non è servito a nulla togliermele. E invece ti ho dato un malus. Non è vero. A lui non gliene facevi prendere. Non andare lì. Ho il numero io. Ah, lì devo arrivare. Ma questo 4. Che cosa mi fa? No, col cazzo. Che cosa fa quello lì? Non lo so, c'è scritto un mistero. Io non voglio... Andiamo di qua, va là, per carità. Chissà dove finirai, se finiscono in merda, non voglio. Non c'è cosa niente, compro? Cosa compro? Questo, scusami, è finito tutto, è finito. Questo ma poi c'ha delle spezie lì, le vedo, c'ha delle spezie. Posso comprarle, c'ha dammi un po' di sale lì. Voglio l'elicottero che c'è in testa, voglio. Il Doraemon. Attenzione, Rosalina in inglese, ah, vedi. Rosalina in inglese. Rosalina. Rosalina. Che è successo? Potevo beccarmi una stella gratis, invece no. Beh, 15 monete, adesso sei a tantissimi, sei più di me. Ho preferito la strategia all'amicizia di un viaggio a Torino. Ma non era strategia quella, una merda. No, adesso se Mario prende le monete e mi supera è colpa tua. Che non sai giocare. Vertica sprint. Ma non ti raggiunge più, vertica sprint. Cazzo è? Oh no. Ma verticale così o al contrario? Così. Verticale. Eh no, perché aveva la... Questo è storto. Verticale così. Orca puttana, la masturbazione strana. Devi tenere. Devi portare sul braccio, premere e tirare giù. Capito? Dai. Che scomodo tutto. Se lo spacco il microfono. 3, 2, 1, via! Dai, talpa, vai! Quanti screenshot stai facendo, carino? Perché tu non hai detto cosa sto premendo io! Ah, no, mi sono rallentato! Yes! Yes! Perché guarda, io tenevo così e premevo tutti i tasti per... Guarda che pericolosa questa posa che hanno! Grazie Doraemon! Giusto in tema per il coso. Torniamo all'orizzontale. Quanto mi ha dato? 1000 stelle? 10, non me l'ha dato. 11 adesso. 8, madonna che spreco. Cioè prima ho fatto vincere tutti e me ne ha dati 10 a tutti. Grazie a Pezzotto. Nerd Italian Guy masturbate with video games. Mario time. Guarda, adesso la stella perché non so giocare. Chi prende la stella? Mario. Con 9 monete. Che cazzo prende? Ah, gliel'ho tolto il bastardo. Ma sei in vantaggio tu comunque. C'hai due amici e più stelle di tutti e più soldi di tutti. Ho sbagliato. No, potevo usare il nuovo dado. È passato talmente tanto tempo che non mi ricordo più cosa è successo prima. Yes. Porca puttana. Dammi qualcosa di fico. Chissà cosa c'è di fico. Dai. Come mai? Perché voglio prendere le stelle. Tipo il paese d'oro della PlayStation. Ma Fingerling è questa battuta? Grazie a Alberto. Abbiamo parlato prima. Sono gli occhiali, gatto. Penso che strizzare così. Eh no, è che c'ho la luce, mi dà no! un po' fastidio. Che succede? Ma hai distratto? Ti sei distratto? No! Ah!
Tanto è sempre meno 6. Addirittura. Simone non c'è proprio, ragazzi. Non è in ufficio oggi. Ha avuto problemi col computer e non riesce a venire. Ci sta. Gatto è venuto una volta ogni 6 mesi e Simone non c'è. Ci sta. Normale, direi. Cazzo, questo paga. Cazzo, questo paga. No. Oh, yes. Vaffanculo, Mario. Adesso è diventata una gara 2. Ma ho 30 monete ha pagato. Eh sì. Quanto gliene to... No, bastardo, una stella. Una stella. Lui ha pagato 30. Allora, follia. Rubare i soldi è gratis. Rubare la stella sono 30 monete. Beh, questa è tattica da fine gioco, però non è da adesso. Ha sbagliato. E guarda che siamo oltre la metà, eh. Come faccio a essere primo è incredibile. Il motivo per cui ti stavo andando contro. Siamo programmato l'obsolescenza del PC. Oia. Oh, yeah. Apple style. No, no, dai. È buono questo, glielo riporto avanti. Così non compra niente, dici. No, per lui è buono. Ah, per lui sì, no, sì. Vai. Dallo qua. Perché è avanti. Che coppino. Controlli SIF. Non lo vedo neanche. Bastardo. Ma porca puttana. Mi stavo aspettando. Guarda che perdo perché sono rimasto indietro nel primo giro. Perderò per quello. Perderò per quello. Una sola nei comp- ah no, due, perché eri a tre. Ero tre. Mi sballonzano la pancia. Perché il primo giro io non potevo permettermene due. Sì. Quindi tu hai perso quello. Cazzo, però ci hai riguadagnato. Wow, 15. No, aspetta, quanto ho fatto? Quanto mi manca? No, okay. Che sfiga. No, vabbè, almeno non finisco qui. Sì. No. Vabbè. Subito, subito me l'ha dato quello. Vabbè. Vabbè, ma ve lo faccio andare bene. Allora, mini gioco. A coppie? No. No. Che cazzo è? Cos'è mini gioco di gruppo? Oh, merda. Ah, che devi giocare con i tuoi amici. E sono morto subito. Sono anch'io, sono... fammi provare un attimo le tempistiche. Perché trovo è difficilissimo. È veramente difficile. È troppo piccolo. Vabbè. Ma non riesco a capire come mai. Ma che tu stai morendo sempre? Ah, perché io pensavo di controllarli tutti e tre. No, no, sono coglione. Ok, allora, allora ok. Potrebbe essere un po' più semplice. Madonna. Che paura, pensavo dovessi partire. Via! Merda, Karim. Era veramente distrae tantissimo. Perché vedi gli altri? Sì. Perché soprattutto quelli. Erca puttana. Vai! Vai, Goomba, vai! No, Goomba, muori! Goomba, vai! Non ci credo tipo mai! Tipo di merda, muorici! No, non ci credo mai! Ma che twist! Che grandissimo, Goomba! Che grandissimo! Qui era molto meglio non avere companion. Eh no? Cazzo! Perché a me ha vinto il Goomba. No, ma perché saltare da solo era meglio, perché mi confondevo tantissimo. Sì. Però, se venivi inculato, il companion vinceva al posto tuo. Cazzo! Grazie a Danimax! Goomba MVP. Scusi signore, dica 18, dica, dica. Perché dice sempre 18? Ecco un altro che se fa i cazzi su a 19, 19, 19. Barzellette bellissimo qui. Che fai? Dov'ha? No. No.
E dai! Tanto te ne togli 6. Adesso guarda, becca 10. Guarda che becco 10. Tanto te ne togli sempre 3. Ah no. 4. Per 3 monete non posso prenderle adesso. Vabbè, ma le rifai. Sicuro finché non arrivi di... cioè non ci arrivi in un turno. Sì, no, vabbè. Lui ci arriva. No, tra 8 spazi. La vedo dura. Cambia il price lui. Cambia il price e basta. Mamma mia. 2, 1. Ok. Dai. Vedi, è andata bene. Let's do it. Let's go. Non importa, lo sparo al massimo perché voglio arrivare. Dado di Rosalinda. Forse mi conviene questo. Però c'è un grosso rischio. Perché... però ho due compagni, al massimo faccio due. Ah no, vabbè, sì. Facciamo così. Ci sta, però. Perché qua sicuro faccio uno, guarda. Io devo rimani fermo. Ecco. Lo sapevo io. Dai, neanche. Vabbè. Quanto no, ci metto? No, ti conviene andare su, mi sa. 4. Arrivi, ho fatto un errore. Però devi pagare. Sì. E perché sei un coglione, ti sei alzato il prezzo da solo. No, non ci arrivo comunque. No. Cioè, ti conviene andare comunque adesso. Che coglione che ti costringe a spendere lo stesso qui. Il pizzo. Devi comprare qualcosa. Che non c'è neanche più tante monete come prima. Grazie a Cricrux. Che pelo. Stavo per fermarmi lì dal... lo spazio sfiga. Ah. Muori, ah, va. Sì, mi ricordo. Ok. Ecco, bastardo. Ti immagini se si poteva pagare per fare quel giro lì? No! Che cos'è questo? Ti teletrasporta la stella. Vabbè, ma ragazzi, ma che culo. Vabbè, è l'ultimo, eh. Sono io, aspetta. Ma io dove sono? Ma sono indietro. Sì. Perché se non serve. Poveraccio. È un po' inutile questo fungo. Diciotto spazi. Non hai neanche un companion tu? Sì, ah no, ce l'hai, ce l'hai. Gumba però è dietro. Per rispetto. Sì. Yes. Dai. Era meglio non saperlo, veramente. Dai. Ecco. Adesso tu mi superi. Non il Vibraquiz, no. Di nuovo? Cazzo! Ma dai, ma che schifo, non che schifo buono. Che ci sono gli stessi. No, sono gialli adesso, è finita con le tende gialle. Il pallone pure. Tutto. Sai che non lo so? Non lo so, lo sparo 22. No, no, non ne sono forse convinto. Forse Mario 26. Sì, o 21 22. Orca puttana. Porca troia. È che sono quelli che si muovono, non tanto che si muovono piano, ma quelli che vanno avanti quelli dietro le rocce. Anche perché io cerco di contarli quando fa l'inquadratura. Esatto. E non riesco però. Però perché altro? Corrono di là e poi tornano. Infatti io di solito conto solo quelli che vengono verso di là. Però ogni tanto me li perdo. Dai Mario. Comprati ste stelle. Pure. Talpa disrespect.
Vabbè, i bot sbagliano perché è randomico. Per simulare un po' il gioco, perché sennò... Non farli ultra difficili, competitivi, perfetti. Che magari a livello difficile anche così. Imbattibili. Ai minigiochi fortissimi. Mario va a zero, eh? Va a zero cosa? Soldi. Però No, rimane comunque sotto di me. Sì. E sotto di te perché adesso tu vai a 6. Sì. Si è svenato il Mario. Bravo. Quanto viene? 5. Sapevo. Bastardo. Che sei i simboli della PlayStation dietro? È perché il mago, quello lì del... Ah, giusto, è quello che ti tira i... È vero, quelli che girano. Oddio! Oh no! E che monete scommette Mario? Perdonami. Vibra palloncini, scegli quante monete puntare. E quali punta lui? No, dai, non vale! Ah, ha detto non bastano, però ce ne sono comunque 30. Via! Che dobbiamo fare? Gonfiarlo. Affinché non devi farlo scoppiare, però. E non so qual è il limite. Non lo so neanche. Bastardo! Yes! Di 7 centimetri! 7 millimetri, anzi. E che non sapevo il limite, ho detto magari vado fino al soffitto. E no, scoppia. E non lo so, infatti... Non volevo sbagliare perché così tanto. Perché è sempre vibrante. Più senti vibrare, più è pericoloso. Ma non ci ho fatto fare la prova. 666, attenzione. Ah, sei tu. Devo andare. Voglio fare il giro, voglio prendere le stelle. Ci sono troppi pochi metodi per prendere le stelle che non siano passare da lì. E quindi devo per forza passare da lì. Dipende dal tabellone. Questo qui è quello un po' più particolare. Perché devi sempre. Perché lei non si sposta. No, ah, perché il tabellone si sposta. Minchia, lì è come randomico, è una tragedia. Ok. È dura, è combattutissima fino all'ultimo. Certo. Ti ricordo che poi dopo il risultato finale non. Non è per forza il risultato finale. Perché? È perché poi dopo viene Borghese e può ribaltare la situazione. Va bene. Non sto scherzando, eh. È veramente Borghese arriva. Sì, sì, sì. Fatto una collab. Si veste da Todd e... Scusa Ricky Shimaru, scusa. Non ho spiegato nessun trucco dopo aver vinto, non lo sapevo neanch'io. Guarda te, guarda. Cos'hai comprato? Il fungo. Ma orca puttana! Vabbè, quanto costavano? 15? Che cosa? Le stelle. 15. Ok. Ne prende una, cosa prende? No, anche se ne prende due mi abbassa il prezzo. No, una, guarda, 29! Ah, per una moneta, ma Luigi vaffanculo! Però si prende anche un altro compagno, il bastardo. Non è vero. No, le monete le prendo andando avanti, è quella la cosa. Poi devo avere culo che sia o 5 o 10. E non me le rubino. Grazie Richard, mi sono sbattuto qualche giorno fa, ma Twitch non mi faceva condividere. Perfetto, come sempre. Grande Twitch, grazie. Grazie anche a Sirna. Luigi di merda. Sei comunque sotto. Tutto bastardo. Tutti i suoi soldi. Comunque ultimo. Ah sì. Perché il fungo lo prendi dal baracchino. Lo so. Però volevo fare più soldi possibile e andare più veloce possibile subito. Attenzione. Cazzo, ma io l'ho pagato il triplo. Ma come? Bastardi. Questa inflazione. Sì, infatti... Non serviva che lo usasse. Lo devo usare alla fine. Lo devo usare quando sei qui. Infatti è una cittata incredibile quando sei dall'altra parte. Dai.
Ma io sono indietrissimo. Beh, sì, da tre caselle, se così dire. Da te? E da... sì, è giusto, c'è il trenino. Ah. Oh, che sfiga, gatto. Dai, doveva succedere prima o poi. È benissimo, dai. Allora. Voilà. Mamma. Fisichella? I minigiochi, guarda, sono più meno bravo del previsto. Ma perché sono molto diversi uno dall'altro. Sì, è vero. Corsa monetaria. Che è la cosa bella del gioco, poi. Quindi non è un'abilità... Merda, è coso, è Subway Surfer. E qua vince però chi piglia i soldi, eh. Quindi, ok. Sì, ma la telecamera, scusami. La prospettiva non aiuta. Vabbè, iniziamo. Sono caduto. Non vedo niente. Via! No, il gioco non finisce 10 stelle, a turni. Aspetta, io non sono Mario. Sto guardando Mario. Allora. Quelle monete lì, scusami. Credo che siano quelle che ha cagato fuori chi è stato colpito. No, ma io continuo a guardare i personaggi che non sono io. No, si pronuncia. Carino, sei uno stronzo. Ma io ne ho 4 di monete. Sì, sì, sono fatto colpire ogni volta. Merda. Grazie, uomo Bose. Ciao, ciao, ciao. Sono fatto colpire ogni trappola perché sembravi vicino, invece eri lontanissimo. Che merda. Io 99. È il massimo? Non ho idea. Non ho visto se ne avevo di più. Mario time! It's Mario time! Usa anche il suo coso. Ale. E non so se mi danno la stella per i minigiochi, perché sono anche a caso le cose finali. Se n'è andato finito. Finito il tutto, ti danno delle stelle bonus. Però sono randomiche. Cioè, ad esempio, chi ha avuto più compagni, oppure chi ha avuto il compagno più giusto, chi si è mosso di meno o chi si è mosso di più. Però le decide a caso. Vabbè. Le stelle servono per vincere. Chi ha più stelle vince. Più stelle. Prima sono importanti le stelle, poi importanti i soldi. Cazzo, quanto hai fatto? Dove devo andare? Mi sa che devo andare a sinistra. Arrivo lì. Merda. Se vai di qua, arrivi. Arrivo lì, sì. Adesso devi pagare il cash. E non posso. Devi. Perché sennò finisco. No, non è vero. Sennò finisco. 7, 2, 3, 4, 5, 6. Merda. Sì. E io comunque gli ho fatto 10 lì. Vabbè. Deficiente. Sono 5 però. Grazie, le monete. Marco. Cosa? Le stelle sono a 5. Le stelle sono a 5, sì, te lo puoi permettere. E mi prendo un altro companion. Porca troia. Non è che 2 al massimo, magari? È possibile, sì, mi sembra un po' troppo, veramente. Oh, yeah. Mi piace. Ehi, Saturni. Cazzo, sei recuperabile. Però 6 monete. Eh no, ma io non ti posso più. Devo fare 3 stelle. Il problema è che sono sempre indietro di una stella. Sì. Grazie a Jolteon. Devi fare 2 giri per raggiungere. Esatto. Ti sparo. Direttamente. Vale, pure. Non c'è il massimo. Diventa veramente Breath of Fire con una scia di compagni. Vediamo. Niente, non c'è limite, vai. Bowser, che bestia. Eccomi. Che brutto, poverino. Col suo dado. Sull'altalena. Ti è ciappa. Aveva un 10 lui nel dado, eh. La madonna. Però meno 3. Madonna. Però 8, 9, 10, eh. Però un 1 e 2 meno 3. Diventa una Randy Isaac. Che troia. Veramente. 3. 4, 5, fa... bestia, anche lui mi sa che arriva. Che braccino, che è quel Luigi. Alice guarda i gatti e i gatti guardano le Alice. Zelda, l'hai spritto.
Ma poi quanto spixelata era la scritta? No, dai, due. Ah, gatto, no. Dai, vabbè, 4, dai. Medio. Un arancol Lilith, esatto. Prenderò questo. Lo prenderò perché... Però la mia tattica funziona... Dado, Gabriel, sì. Era... Scusami. Dai, dammi il coso d'oro. Ah, no. Magari mi dà una stella. Sì, figurati. Dai. E puoi sparare due di oggetti di fila. Un personaggio. C'è una casella che ti dà un personaggio. Non sono buono con i minigiochi. Sono all'improvviso. Sono all'improvviso e non sono pronto. La pertica. No, la pertica di nuovo. Non riesco. Perché io c'ho i tasti qua. Devi premere questo. No, questo. Non è uguale. Allora, se io faccio così. Non riesco a tenerlo comodo. Fallo col pollice. Non riesco a tenerlo comodo, ti giuro su Dio. 2, 1, via. Vabbè, non vale farmi ridere, scusa. Guarda quanti scritti. Si può fare così, non si può. Non andava avanti a un certo punto. Rispondi tu, pari. Sta suonando la campana. E ho perso comunque. Allenatissimo sono io. Ah, non c'è il limite delle monete. Over the top. E però c'hai 8 stelle lo stesso. Più che altro lui mi ha detto premi il pollice. Ma vedi che il tasto è lontano dal pollice. Vedi, facevo così io. Premevo tutto a caso. Puoi notarlo al massimo. Era tutto sbagliato. Tutto sbagliato. Quanti tutto problemi. A caso. Ma in realtà sto vincendo. E che i minigiochi mi fottono. Tutto il resto, le tattiche, le cose le so fare. Ho giocato a Munchkin per anni. A voglia le tattiche per distruggere gli altri giocatori. Le conosco. C'è un party di 30 persone. Io l'unica cosa che so fare è distruggere psicologicamente gli altri giocatori. Poi i minigiochi non sono allenato. I bot. Siamo in 2 su 4. Non importa. Ma usa quello di Bowser. Che tanto anche se fai meno 6. Ma così almeno faccio 2 milioni. Dai, stronzi. Non è possibile. Ma hai raggiunto in un tiro. Eh no, adesso mi serve per forza questo. C'ho monete, non c'ho. Sì, sì. Mi piace la scatola del Big Mac. Per... Eh no, per forza di qua. Dai! Cazzo. Dai! Fammi sognare! Ok. Finché non ne togli un avversario, va bene. Stacchiamo alle 11. As always, grazie ad Enrico Turgidino. Loliet, non gioco a Rainbow Six da un anno e mezzo. Cosa, non so, a caso. E grazie anche a Berva per i suoi 18 mouth. Ma poi Rainbow Six è un altro tipo di tattica, non c'entra niente con questo. Tu devi essere Igor. Dipende. È tattica e abilità insieme lì, diverso. Oh no, Waluigi! Bah, tiè, mori con sto naso. Sto le orecchie, scemo. Il mento, cioè, pieno di problemi. Tutto, sì. Le gambe anche. Le scarpe a punta. Dai, è la roulette. Dai, rapido, indolore. No! No, il gioco, esatto, il gioco quando finisce esattamente? Alla fine dei turni. Ah, ok. Ce ne abbiamo fatti 20, vedi, siamo a 15. Ah, ok. Ma che? Col companion adesso la tavola è diventata un macello. Vabbè, dai, 4 va bene. No, non va bene perché mi superi.
se non prendo neanche queste monete qui. Puttana. È sempre quello? Che sì. No, va giù, va giù, guarda che va giù. Ah no. Cazzo. Vabbè, c'hai in centro. Lo so, vabbè. Però... Sì, i turni sono regolabili. Prima ha messo 2 ore di gioco, giusto per fare la live. Poveraccio. Ah, Wario. A me dispiace. Gara di aspirapolvere mi attira. Ritiro pacchi. E invece... No! Amazon. Dobbiamo salire le scale. Che cazzo? Dobbiamo salire le scale e andare a prendere i pacchi e portarli giù in basso a destra dove c'è il blu, vedi? E lui c'ha invece il drone. Ma che merda di minigioco terribile! Vabbè, ma è una merda di minigioco terribile questa! Vai vado a sinistra io. Sì, adesso devi solo gestire, devi. Via! Mario! Non si spostava! Mario, ma dove va? Piglialo, piglialo! Preso Mario. Questo qua. Ulla. Puoi prendere 2 pacchi, eh? No, 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 aspetta, qua ci passare voi. Porca troia, porca troia. Non volevo quello, volevo 2. Vai. No, no, carino. Vai, 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 passa, 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 passa. Sì, sì, si sgusciano, sgusciano. Dai, siamo in vantaggio. Sì, sì, siamo irrecuperabili ormai. Del cazzo. Sconfitto. Bastardo! Eh sì, effettivamente a me conveniva far vincere lui. Sì. Mi piace che l'altro non parta. Lasci i pacchi lì, sospesi. Eh sì, perché ha perso. Li butta via adesso. Tutti buttati, la gente che... Ma scusi, dovevo mandare un pacco. Mi servivano quelle 10 monete, Dio mio. Che errore. Dovevo... Non ci ho pensato. Ma è anche difficile poter fare qualcosa in quel... Stavo fermo. Giusto. E mi bloccavi per le scale. Così. Ti buttavo per terra il pacco. Come rimane scritto. Monete, qua ormai è diventato un lusso passare lì. Dai, no! Che bel price. Quant'è? Che sfiga per lui più 15, che altro, che si è fermato prima. 15. Sono ancora al pelo. Che sorpresa. Tanto tu ci arrivi, fai il giro 8 a volte. A parte il fatto che... Ah. Me le rubo a te? No. Beh, Mario 10, sai, quasi quasi. Mario 5, 8, 4. Glieli rubo a lui? Per quello che vuoi. A te tanto non puoi... Così lui non gli faccio proprio prendere. No, le rubo a te, perché così lui le prende e ti supera. Ma tanto il prossimo turno lo stesso. No, 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 per dire, così almeno lui ti supera. Poi a te ne toglierò... Secondo me va in base a quante monete ha uno, non è a caso. Che senso a caso? Cioè, le monete che ti toglie, secondo me, non vanno ah, propriamente no, 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 a caso. Ah, sono a caso, sì. Va bene. Che coglioni qua, ogni volta, comprare per forza. Mica, 6 devo togliermene, va bene. Cos'è? Costano no cazzo sei 24 sei cazzo peccato 4 se avessi fatto uno in meno prendevo un altro companion gatto. Luigi è davvero in forma, no, è veramente uno stronzo. Adesso io sto correndo perché no, perché sembra che vince chi corre a prendere le stelle prima, tutto il resto è un conto cazzo, almeno in questa mappa qua. Sì, sì. Poi nelle altre magari diverse. No, ma in tutte. Grazie Matte.
volevo fare due tabelloni diversi, ma avevo paura di non restarci poi coi tempi. È vero, sì. Magari fare un'ora, un'ora non ci sta. Esatto. Madonna, quanta gente c'è sul tabellone. Del... pure. Ah vabbè. Eh no, non va bene perché io non sto facendo spazi, non sto facendo. Come se la ride il coglione. I coperi sono OP. No, più che altro mi è andata di culo averne presi tre. Sì. Super Waluigi. Adesso cambia di nuovo il prezzo. Sì. Mario è lì che è bloccato lì che dice: "Ehi, vi prego, fermate sto inferno." E io devo fare 6 per. Dai, guarda che culo. Ma Luigi ogni volta li compra e gli abbassa il prezzo e lui. E come? E che... lui si svena per comprare una stella di merda. Non si spingono neanche più a vicenda ormai. Clippano attraverso e basta. È vero, sì, il dado di Bowser sarebbe meglio. C'hai qualcosa? Non c'è di distanza, non vedo 4, 5 spazi. È 1, 2, 3, 4, 5. Però c'è il malus, quindi non fa questo. Sperando che il Goomba faccia 2. Boh. Goomba non tira! Gatto, che errore, gatto! Che errore tremendo! Dovevi mettere precisione. Il fungo, che errore! Perché quello lì è quello di precisione, quindi tu fai quello che ti dice. Porca troia. No! Ah. Oia! Che cazzo è questo? Sarà un pilare della neve. Come funziona? Scusa. Ma così? Ok, vabbè. Ma cosa succede? Ah, si creano delle mappe di Worms. Sì. Ah no, io ho finito il ghiaccio! Cazzo! Non avevo capito! Ho sprecato tutto! Però è più alta la tua? Non lo so, Waluigi... Guarda Waluigi, dai che c'è ancora un cicinin? No, è più alta la tua! Okay. Ma non è che culo! E io l'ho sprecata tutta, non avevo capito che bisognava... Che culo, Mario ha fatto tutto lui, ha fatto! Infatti c'è un grumo lì, guarda il mio! Vabbè, ma anche quando stiamo vincendo abbiamo perso. Ma non ero io. Perché non hanno un piede poggiato, stanno cadendo morti. Mario Farabutto, perché? Per una volta che fai una cosa bella. Mi piace che vinciamo due monete anche noi. Così, a caso. Hey! Credo che si siano fatti dei conti e darti zero è troppo invalidante. Ma serve per divertirsi. Credo, sì. Per i bimbi, quindi. Sarebbe una bella versione violentissima di Mario Party. È quello che fanno i Thanos, ma i minigiochi fanno cagare. Sì, è vero. Una versione che... Cioè, come Mario Party, ma col sangue, tipo Happy Tree Friends. È quello che fanno i Thanos. Il problema è che i minigiochi sono tutti arcade del cazzo. Ho visto, sono anche un po' una merdina, sì. Non sono bellissime. Oh, yeah. E vince solamente chi conosce meglio il minigioco, non chi è bravo in generale a fare le cose. Sì. Ho capito Esprit, però cioè tu in un'ora di gioco abbiamo fatto più giochi di merda, anche perché io ho fatto la live con voi tutto il tempo, dicevi vabbè questo fa cagare, però facciamo tutti cagare quelli che ho giocato io. Ho sentito rumori.
noi almeno, a parte il fatto che ce n'è capitato uno o due volte, tutti gli altri, bene o male, erano fattibili da chiunque. Non quello di Bowser? Sì. Hai usato quello di... No, sto cambiando. Ma Esprit, sono 3000 giochi ma tutti uguali, hanno tutti lo stesso, richiedono tutti la stessa abilità di arcade, di salta, schiva, corri, sempre tutti uguali. Noi in un'ora e mezza adesso ne abbiamo fatti di giochi completamente diversi uno dall'altro. È per questo che è meglio Mario Party. Il problema è che non c'è l'online, perché è una merda. No, all'interno del tabellone è molto bello Pummel Party, molto divertente. Sai che ti conviene andare su perché mi vedeva che andavi lì sul coso, se no. Scusa? Non ho i soldi per pagare. Ma perché ti segna rosso lì? Vedi? Perché non ho i soldi per pagare e me li spedisci indietro. No, non è vero, non lo so. O posso solo provare? No, però... Tu 9, fai il tabellone un attimo. Cioè, 4, vai su. 4... Non hai soldi per pagare, quindi vai di là. 5, 6, 7, 8, 9. No, di qua fai... Ah no, perché vai avanti, vedi, perché in realtà ti taglia giustamente, non passando dal tuomp, passi subito, quindi fai 1. Quindi... Ok. 5, che ti segna di rosso per cosa lì? 6, 7, 8 e finisci... Ah, finisci minchia, qui. Sì. Allora vado di qua. Per forza. Ma non ho capito perché ti risegnava di rosso quelli lì. Non hai niente, almeno refillassi il negozio, una moneta. Ma i minigiochi sono tutti meglio di quelli di Mario Party. Eh no, Esprit, sono tutti uguali, nel senso che richiedono tutti la stessa cosa. Se tu hai già giocato una volta il minigioco, sai già cosa devi fare, sei già avvantaggiato. Qui, anche se io molti di questi li conosco già, lui mi può battere tranquillamente. E quella è la differenza, perché non richiede quell'abilità di ci ho giocato tanto, sono più bravo. Hai capito? Non c'è l'online di Mario Party? No. È l'unico difetto. Fuori di testa, non intendo. Cioè, ci sono solo minigiochi. Fuori però di testa. Perde tutto il senso. Ma i minigiochi chi se ne frega. Esatto. Ma lui paga. Ma che cazzo fa? Ma c'ha 16 monete, cosa che fa? Ne so io. Lui vuole passare, lascialo passare. 3, 2, e adesso cosa fa? È un deficiente. Buonasera. Cosa vuole fare? Salve! Merda, ho lasciato il portafoglio! Fa credito? No, la metta no, sul mio conto! Disperato! E sai che c'è? Adesso finisce nello spazio rosso e si incula dopo. Però mi cambia il prezzo, 5? Bye. Yes! Ma non passo io, passi tu? Merda! E quella è la differenza, questi minigiochi li può fare chiunque, anche se ci hai giocato, guarda che poverino va... È un pure addirittura 0, dato, coglione! Oh no! Ce la fai a fare un altro giro? Ma, sì. Ma è Esprit, è bello durante il tragitto, ma i minigiochi sono una merda, perché sono tutti uguali, appunto. Cioè, richiedono tutti lo stesso tipo di abilità. Hai giocato tanto, sei più bravo. Dici, Patrick? Grazie mille, Pastore. Vado a giocare al Totip. Tu sai come si fa? Cosa? A giocare al Totip. No. Tu devi essere Igor. No, sicuramente. E infatti io e te, cioè io ho giocato con voi, mi sono anche divertito, ma come avete visto voi mi avete sfondato i minigiochi, perché io ero una merda. Voi li avevate già giocati almeno una volta ciascuno e sapevate già cosa dovevate fare e avevate più abilità di me nel farli. Io invece qua Karim mi può competere, a parte il coso della masturbazione che non è capace. Non so perché, arrivo secondo al pelo comunque, solo che non va proprio. Comunque sta quasi andando in ordine, fa 5-10-15, 5-10-15. Vedrai tra un po' i prezzi aumentano. Non ci arrivo, 0 o 1. Dai! Adesso arriva la vera lotta psicologica. Tanto tu un altro giro te lo fai, te ne prendi 2 e vai, sì, a 9. Eh sì, quindi sono indietro, sempre di uno. Indietro. Quindi... però io sto giro mi sa che salto. Infatti io adesso punterò solo a rubarti i soldi. Per forza. Se questo lo devo vincere per forza. Perfetto. Tiriamo contrissimo. Dai, bastardo. Pugni flash. Cannone abbatti blocchi. Dimmi che lo comando io. Ah no, non sparo.
Ma è un una truffa come quelli del Luna Park, questo. Non devi colpire la base, devi colpire le cose più leggere. Cioè, dall'alto. Sì, dall'alto, sì. Oh, non ci ho preso. Ma Luigi, cazzo, sei una sega. Ma non c'è anche un cooldown incredibile? È vero, ma no. Ma dai, ma un coglione, dove spari? Che efficiente. Ma lui spara molto più forte, però. Certo. Merda. Però c'è il cooldown ed è da solo. Waluigi, Waluigi. Dai, Waluigi. Coglione. Ma anche il mio lo spara, Mario. Coglione, vai. Mario. Zitto. Mario lo sparava, ha fatto tutto da solo, fatto quel coglione. No. Per due monete. Mi servono quelle due uomo monete. Uomo di merda. E sparava la talpa apposta. Sparava a cazzo. Ma non capisce, non lui sta scrivendo. L'ho spiegato che anche. 0-4, che grazie. Ho sbagliato. Scusami. Chi? Pensavo le stelle. No, io sono a 10, sto vincendo. Ah, dimmi Todd. Ma dov'era lui, tra l'altro? Lui gestiva. Aspetta che lui è l'esperto. Aiuto? Sì. Proprio Waluigi vincerà, bravissimo. Il pendolino. Gli dà il bonus. No, bastardi. Il pendolino per davvero, tra l'altro. Lui è il pendolino. Ma dai, gli ha dato il dato quello preciso. Aspetta. Guarda. Ah, ok. Merda. Che rischio terribile. Cazzo, è ancora apertissima la partita, no? Aspetta, non è finita. Qua la perdo, sicuro per la sfiga la perdo. Che succede? Ha attivato lui? Grazie Gianluigi. Gianlu Petre, scusami. Extra sfortunato. Merda. Ah, il duello. E non ho monete, questa la vinci tu. Ne hai troppe. Ti ricordo che però alla fine ci sono sì, sempre ci sono quelle extra che sicuro vanno a caso, quindi chissà chi vince. Mo Luigi veramente. Guarda. Da 4 a 20. E la mia era una maratona. Tu hai corso da 100 metri. Dove cazzo va Mario che deve pagare? Ah no, però adesso gliene da 10. Ma tanto si ferma qua, quindi. Allora. Devo cambiare dado per forza. Perché non posso togliermi le monete. Togliamo quello normale. Poi. Tornadino. Per forza. E devi. Cambia poco. No, in realtà forse ti conveniva dare un malus aggiuntivo tipo a Mario. No, sono. Eh sì, perché ne ha 23. 7. Ah, giusto. Vabbè, come 5. Niente, bro. Come 5. 5, 6 a 16. Forse una la puoi comprare. Quanto costano? Sono 5, mi sa. No, cazzo! Dai. Beh, vabbè, chi se ne frega. Se costano 5, te prendi 3. Sono 5. Oh, cazzo. Che comunque sono sempre in uno. Sì, sono sempre in una in più. Cazzo. E 3 non lo posso fare io perché ho 3 compendium più il mio tiro, sono 4. Potevo fare meno 2 monete, ma non potevo permettermi la cosa, quindi non me la rischio, prendo la stella. Qui adesso fa 5. 9. Ecco. Ulla. Sì, va in ordine. Va veramente in ordine. Ma io mi ricordavo che gli ultimi turni cambiava, costa tipo 20. Siamo pazzi, 20. Per poco, quello lì era utile. Sì, sì. Che sfida. Dai, fammi sognare. No. No!
che culo! Che culo che hai avuto! Ti dà? Fanculo, però vabbè. 7 monete non sono poche. Non c'ha compagno, Waluigi. Fai due, Waluigi, fai due. Stelle. Ah no, ce l'ha, ce l'ha. Ha fatto certo due veramente, ha fatto. E però l'altro gli ha inculato. No! Sempre a lui. Guarda che vince veramente lui, gatto. Come fa? 4 stelle. Ma gliele da 3 dopo. E comunque. Troppo poco comunque. Sfonda come puoi tutto quello che... vabbè. Se vuoi competere con lui per il secondo posto devi. Sì, stavo guardando perché lui adesso ci passa da lì. Dieci. No, non erano tanti. Dai. E 11 spazi però, che cazzo li fa? Dai, guarda che ce la fai. Fai 6, 7, 8, non puoi. Ecco. Beh, vai. Bastardo, bastardo. Adesso fa magari in una negativa per quell'uno lì. Paga. Sì, però devo capire se se ha senso. No, arrivi lì. 2, 3, 4, 5, arrivi lì. Va bene, dai, vado di fare lo stesso. Adesso il malus ti toglie il doppio. È possibile? Che malus? Con le monete? 16, vedi? No. Aumenta sempre di più. 20. Bastardo? Certo, non passi più adesso di. Anche perché la telecamera non puntava su di lui, Waluigi ha rifilato un centone a Todd. Veramente? No, credo uno schiaffo, ipotizzo. No, che i soldi per vincere. Grazie a Kauken. Ah, scusa, avevo capito un'altra cosa completamente. Pensavo che in un'animazione che gli avessi tirato uno schiaffo, ho detto mica. Refund subito. Che devo fare? Tirare la corda. Come si tira? Non lo so, con quel tasto lì. Ok, ho capito. Qua mi spacco la mano e non vinco, guarda. Dice così. Col solito. Cazzo, tu vinci perché c'hai tre persone, però. Grazie al cazzo. Sculato di merda. Non credo che non c'entrasse nulla, sì, comunque. Sì. C'entrava? Sì, sì, sì. Non credo, perché eravamo veloci uguali e abbiamo quasi vinto insieme. Ecco, adesso vedi la differenza. 3, 2, 1, via! Cazzo, è impossibile! C'è troppo duro, c'è troppo duro! E vedi? Perché nei due in più, porca troia. Ma io non credo valga, sì, quella, sì, cosa, sì, lì. Vale? Non ti rimetterebbe altrimenti. Grazie, Steve. Scusi, signore. Dica, 18, dica, dica. Perché dice sempre 18? Squadra di canottaggio. 19, 19. Di. Hai tagliato malissimo là. 19, 19. Potete stoppare, no? Perché poi fa di e si blocca. Non sai che si è bloccato da solo, non mi pareva così. Ne dice 3 di 19? Sì. Allora si è bloccato, sì. Sì, ma se è con i companion non vale. È culo avere i companion. No, è culo anche beccare il minigioco giusto, perché in una selezione non è solo con i companion. No, però tipo in quella dove si saltava era un casino con tre companion, perché non si capiva un cazzo. Come vedi, io ho vinto grazie al companion prima. È vero, sì, quelli. Mario, che cosa fa? Dove vai? Non puoi passarci. Ma è un deficiente. Mario, non puoi. Costa troppo. Che capisco il giocare. Che cos'è? Non lo so, il è companion. È il companion. È un cellulare a forma di fungo, è bellissimo. Lo smart room. Sì. Bastardo. Mancano 12 minuti, Vabbè. Ah, è l'ultimo turno, il prossimo. Grazie a signorina Sara che regala 2 sub. A Kitsune Nofara e a Kinopius. Grazie mille. Ma vedi che hanno... Ecco perché. Guarda, hanno sminchiato tutto, perché adesso... Per vedere le sub che hai regalato... Ma che cazzo, perché devono smerdare tutto sempre? Toccano. Grazie mille, Sara. Riccardo, sono comprato i companion. Anche qua ha tagliato. Hai sentito, Riccardo? Ah, è vero, sì.
Oh, per fare sta cazzata qua hanno smicchiato tutti gli audio, bravi. Io arrivo con l'altro. Ma non ha senso andare a sinistra, devi andare dritto in alto per forza. Eh no, vado nella trappola, non vado. Così qua. E poi, no, poi no, vado a destra. Così mi faccio. Perché sennò finivi. Ok. Va, così mi faccio anche il fumo. Cazzo troppo, Mario. Che schifo. Quello, l'unico che non mi serviva. Yes! Ti raggiungo. Poi devo sperare di beccarmi una stella gratis. Cosa difficilissima, ma ci provo. Grazie mille, Mirko. Ma che cazzo? Che botte. Io dove sono? In mezzo al marasma? Mi sa di sì. No, tu sei lì. Ok. Cazzo, c'ho il meno due. Quanto devo fare? Yella. No! Dai! A uno! No! Che culo, almeno non vado. Sì. Cazzo! Grazie, Obvious! Vincitore morale! Carezza al torcibruco. Cosa succede? Sempre così si fanno. Ma dai, si fanno veramente così le carezze al torcibruco. Vabbè, ma non devi fare niente, non devi fare. No, no, piano. Vai, torcibruco. Devi coccolare senza svegliarlo. Più fai carezze, più chi vince chi è la carezza. Ma è preciso? Perché no, mi sembra difficilissimo. Pare che se lo svegli ti inculi, eh. Eccolo, subito così. E 5 secondi, Mario. Non se la voglio rischiare. Coglione? Che rischio, gatto. Grazie, Red Dragon. Funziona botte, male. Più forte, tira lì. Non è sensibile. Sì! Ma non è. Scusami. Ma era uguale sempre. A caso si è svegliato. Hai tenuto male la mano? Tanto non serve un cazzo vincere in questo momento, perché dovevo fare spazi, non soldi. Cioè, io ho vinto perdendo tutti i minigiochi. Incredibile. Infatti ti spacco. Zero mi ha dato, ma è possibile così poco? È zero perché l'hai fatto svegliare. No, più che altro io faccio. Perché il gatto faceva e io facevo e non andava. E allora lo facevo proprio e non andava. E cazzo, fai bene. No, bastardo, il telefono, voglio vedere cosa fa. Non l'ha fatto perché è stupido. Gli conveniva, tantissimo. Avere un bonus. Aveva un compagno in più. Certo. Bravissimo, Mario. Campionissimo proprio, eh. Vabbè, fa 6. Il pizzo qua, me l'ero dimenticato che c'è il vendor. Poveraccio. Oh, adesso compri. È l'ultimo turno questo, eh. Che culo. Cazzo, però tu. Io spero che adesso le monete costino 100. Sì, ma 2,20 vicini nel cagnaccio? Una cazzata, mi sembra. È da stronzi, sì. Ma poi non può andare da un'altra parte il cagnaccio? Tipo colpire chi è vicino alla rete? Alla gabbia? Sì, no, colpisce chi finisce nello spazio. Buongiorno. Grazie a Soules Wolf. Ci spazi. Li fai. Merda. Ah, merda. È lo stesso. Minchia, 6 costa. Ma non importa.
Quanto costano? 5 mi sembra adesso. Grazie a tutti quelli che... Vabbè. Ah, sì, mi ricordo. Cazzo. Boom. Troppo. Oh, yeah. E grazie, Zitro. No, sei irraggiungibile. Luigi è in festa. Ma non ci sono neanche tante tattiche. Grazie, che puoi fare contro gli altri giocatori, se non fallire nei... Sì. Nei minigiochi, quelle cose. No, lì dipende dal tabellone. Ci sono dei tabelloni un po' più... Ci sono, immagino. So. E abbiamo fatto questo che era un po' il più lineare. Anche perché normalmente tu arrivi a 3-4 stelle al massimo in un tabellone normale. Veramente? Mica, sì. Questo abbiamo sfondato. È perché questo qui è quello GoldenEye. Remiga. E come faccio a pagare per rubare la stella? L'avrei fatto, non si può. Ma poi Luigi finisce sempre prima. Ma poveraccio. 15, ecco, giustamente. Ma tanto non va. Me le posso permettere, tranquillo. Sì, sì. Se arrivi lì. Sì. Beh, è difficile fare meno di 2. No, che culo, gatto. Che culo. Che culo incredibile. Ma tanto non serve a niente. 40 gli ho dato. Guarda quanto sono sceso. 45. Posso droppare il... No, quando vinco. 70 euro, sì. Scusami, veramente. Borghese. Borghese, vai. È che mi sa che ne regala 2 o 3. Come no, puoi no, vabbè, raggiungermi? Non credo. Ma non ero l'ultimo del turno. Non ero finito. Ah, ho perduto pure soldi. No! Adesso più ricco di tutti. Puttane. Ma non di stelle. Ultimo! Ecco qua mi dovrebbe far vincere. No, tutti contro di me? Porca troia, gatto. E qua non ha molto senso, però. O mi fai vincere delle stelle? Porca troia, chi si... di che? È memory. Merda, mica mi sono neanche accorto. Ah, io faccio le domande! Vabbè, vai, vai. Oh, dai. Merda. Perdi, eh? Non lo so, vabbè, anche se perdo, voglio dire. Questi due coglioni quelli lì, due rincoglioniti. Non c'era l'ananas. Non ho capito un cazzo. Ricordo, era troppo casinato da seguire. Ah, due! Ah, oh, merda, ero convinto di averne visto un altro. Vabbè. Boom! Bene, era difficilissimo. Certo. Era da vedere, perché poi è passato il missile e è andato. Per me era andato. Però una l'ho vinta. Quante erano? Cioè, non era solo una domanda.
Simone? Sì. Dai, gli rispondo dopo. Abbiamo quasi finito. Dai, gli rispondo dopo. Cazzo, manca un minuto di live. E poi quei due coglioni sono morti subito. Potevano aiutarmi un attimo. A far cosa? Alle risposte, almeno. Ti lui, parlano? Ci dividevamo. Più bonus è... oggetti. Chi ne ha usati di più? È Mario. Il maggior numero di oggetti? Credo Mario. Attenzione. Ma perché anche a te? No! Pari. Dai. Quindi pareggio, pareggione per gli oggetti. Il secondo bonus è imprevisti. È Waluigi. È Waluigi sicuramente. Io neanche uno mi sa. Ecco, vabbè, buon poveraccio. Chissà. Chi è sa? Io. No, parte l'ideale. Io ne avevo 3, uno sarà stato ideale. Ma dai! Ah, perché Goomba è giusto. Perché siamo marroni tutti e due. Ecco, grazie a Jonathan. Rutonomeo, l'ho ringraziato. No, grazie. E Zitro. Non mi ricordo. E chissà chi ha vinto. Cioè, lo sappiamo. Una stella ho recuperato. E una te l'ha data. Addirittura. Anche se non te la dava, avevi vinto comunque. Sì, sì. Ma mica ero a doppia cifra. Voi eravate a singola ancora. No, doppia cifra anch'io. 12. Ah, 12, è vero. Beh, non eravamo tantissimo distanti. Vedi, poi nel numero di stelle guadagnate hai vinto tu. I soldi sono... No, hai vinto tu. Stelle sì, soldi. Beh, guarda che ero anch'io lì, non tanto però. Nei minigiochi vi ho sfondato il culo. Tu hai beccato due di quelli, brutto stronzo. 11 e 11. Vedi. E tu avevi tre compagni. 143 passi. Perché ha un giro in più. Un giro in più, sì. No, ma 143 caselle. Caselle. E allora non è un giro, sono tre giri in più, cos'è? Porca troia, ma non è possibile. Cos'è questo? Blu. Spazi blu, ok. E spazi rossi. Zero. Ce n'è altri. Zero. Lo spazio fortunato 2. Cazzo, che culo. Sì. 2 imprevisti ed erano 2 catene, bastardo. Okay. Poi c'è il grafico. Oggi paga il pranzo gatto, ma lo doveva già pagare, quindi. È vero. È vero. C'è anche il grafico per farti vedere. Ah, carino. Come sei per i professionisti. Per cui c'ero e poi Mario l'ha presa con filosofia. Io sto facendo arale. È vero. Ma sì. Luigi sai il suo. Stai guardando me tu con ammirazione. Ah, mi ha dato 30.000. Quel tablet, che cazzo ne so. Chi se ne frega. Ragazzuoli, noi abbiamo finito quasi giusto in tempo. Grazie al Baldu. Noi, io vi radio i termosifoni e gli diciamo: ha vinto lo stronzo. Sono io! E scrivi anche quello. Si pronuncia Alco. Ha vinto lo stronzo, virgola, sono io! Va bene? Grazie a tutti per donazioni super e sub come sempre. Spero vi siate divertiti. Noi ci vediamo stasera. Mi sono divertito un botto. Ciao belli, a stasera.